Ci stiamo avvicinando verso il freddo del Gran San Bernardo, perché tra poco cominceremo una lunga salita verso il colle del San Bernardo, 2400 metri sul livello del mare quando scollineremo. In questo momento dovremmo essere già sopra i 1000 metri sul livello del mare, per cui è per questo motivo che si comincia a stare bene, ecco, mettiamola così. Il grande nord è lontano, ma abbiamo le nostre montagne che non lo fanno rimpiangere per il momento. L'iniziativa è un'iniziativa nostra, ecco. Quindi siamo partiti, rappresentiamo sicuramente la squadra, anche perché Dino è presidente, io sono il vicepresidente della, diciamo, della Bike & Tour. Però abbiamo la squadra che comunque ci supporta, diciamo, fanno il tifo per noi. Però ecco, è un'iniziativa che è nata da noi due, diciamo, come singoli. Diciamo ciclo amatori, ecco. Ci Sì. siamo inseriti in una vera e propria gara di ultra cycling. Sapevamo che ci fosse e ci siamo coordinati proprio per esserci qui, per essere lì con loro. E questo ci serviva per darci anche delle scadenze temporali per arrivare a Capo Nord, così insieme agli altri, con un percorso unico già stabilito, ci sarebbe stato un po' più facile darci degli obiettivi e quando nei momenti di scoramento voler mollare e dire no ragazzi, gli altri ce la fanno, ce la dobbiamo fare anche noi. Quindi è stato questo il motivo per il quale abbiamo intercettato questa corsa. Quindi non siamo qui con loro per fare classifica, ma per goderci il nostro cammino insieme a loro, però. È una lunga passeggiata che vedrà, diciamo, dei ciclisti raggiungere la meta, raggiungere il traguardo. Siamo partiti in 280, ma ognuno, ti ripeto, segue la sua strada, va per fatti propri, si organizza la giornata e le pause come vuole. Stamattina abbiamo iniziato con un gruppetto, perché poi magari, ecco, specialmente tra oggi e domani ci si incontra, no? La strada è la stessa, quindi è probabile che ci si incontra. E magari, ecco, ci si lascia, poi ci si ritrova dopo un po' di chilometri, e fino a quando magari, ecco, quelle persone magari non le rincontrerai più. Ma ripeto, è come se fosse una lunga autostrada che ci porta da Torino fino a Capo Nord. E 280 persone in questo momento sono tutte 280 lungo questa strada. Capiterà a volte pure con Dino di staccarci, perché ovviamente a volte magari uno o l'altro può avere delle esigenze pure fisiologiche, oppure il passo, perché poi qui bisogna gestire molto sia l'aspetto mentale ma anche l'aspetto fisico. Se sbagli una salita come questa del Gran San Bernardo, che sono 30 km, la fai a un'andatura che non è la tua, e hai rovinato almeno i prossimi 3-4 giorni. Io ieri ho beccato l'acqua a 17 gradi, quindi temporali, poi ti farò vedere, ho fatto, diciamo, anche dei video, ma c'era da avere paura, sembrava inverno inoltrato, e c'è stata un'escursione rispetto al giorno prima di almeno 20 gradi. E oggi è il clima, come ti diceva prima Dino, assolutamente ideale per fare una camminata in bici. Tra l'altro, per tanti versi abbiamo avuto pure il vento a favore. Tutti ringraziamo te per i collegamenti, per lo spazio e il tempo che ci concedi. Per il resto, insomma, ci viviamo questa bella esperienza e le nostre famiglie sono contente con noi ormai. Hanno già realizzato che comunque avremmo portato avanti questo progetto. Ciao ragazzi, tutti stranieri Ci questi ragazzi. vediamo, ti lascio pure un saluto, ti lascio un caro saluto, magari quando vuoi chiamaci, ci facciamo una bella chiacchierata Buona giornata! e niente, Ciao! ci aggiorniamo e alla prossima.